un chilometro e 700 metri. Signori, in fuga dal chilometro 30 circa, al 30° chilometro, una fuga lunghissima, oltre 140 chilometri in fuga. Attenzione, da dietro Simone Stortoni che grinta, l'uomo di Chiaravalle. Ci avviciniamo ormai al finale, vi ricordo, Hansen guida in questo momento sempre la corsa, è un vantaggio ancora piuttosto rassicurante. Ci avviciniamo agli ultimi 1000 metri di questa giornata, dopodiché si scatenerà assolutamente l'inferno su questo ultimo rettilineo, quello che porterà i protagonisti al traguardo conclusivo. Adamsen continua la sua imperiosa pedalata. Hansen che cerca di continuare la sua azione martellante. Siamo all'ultimo chilometro. Adamsen, 800 metri ormai oltrepassati, signori. Adamsen, corridore australiano, si sta per presentare in questo istante negli ultimissimi metri del percorso. Siamo a questo punto, ai 600 metri finali, arriva la colonna sonora del finale di corsa, arrivano gli U2 per accompagnare una vittoria strepitosa. Signore e signori, Pescara, anche se piove sulle mani, applaudiamo questo straordinario atleta che arriva dalla mountain bike. Signore e signori, Adam Hansen si accinge ad ottenere la vittoria più bella della sua carriera e lo fa in una splendida Pescara, e Pescara applaude il suo dominatore, il suo re, in fuga per più di 140 chilometri. Lui che è un uomo del team Lotto Pizzola, è il vostro grande, crociante, incredibile applauso. È tutto per Adam Hansen. Gli ultimi metri sono un evidente e incredibile tributo per Adam Hansen. Signori, eccomi. Vince dunque la tappa. Adam Hansen stravince alla maniera dei grandissimi. Siamo agli 800 con il gruppo degli inseguitori, 800 metri con il gruppo degli inseguitori, sta per essere lanciato lo sprint finale. Ci sono due maglie del team bianco davanti a tutti, c'è Kelderman che sta pilotando, tra l'altro anche Robert Jessica. Luca Polini intanto è piuttosto distanziato, sta per essere lanciato lo sprint del primo gruppo degli inseguitori, c'è anche Pellizzotti, c'è chiaramente anche Canale Evans. In questo istante riconosciamo altre star come interessanti, quella di Nadia Resenal, c'è su destra Perez, è lanciato lo sprint, è su un uomo della Unica Milanese, dovrebbe essere Peter Winning. Ci sono maglie della Bardiani CS e Finos, sono due atleti della Bardiani ad uscire nelle primissime posizioni, lo sprint a Pescara per la seconda posizione. Signori, io vi chiedo l'applauso per questi ultimi 50 metri. Grande presentazione quella di Enrico Battaglini, chiuso intanto anche Pellizzotti.